Ciao ragazze, bentornate su Mondo Cosmetic. Oggi nuova recensione di un prodotto Kiko. Allora, per le recensioni dei prodotti Kiko, ultimamente sono sempre un po'. Allora, qualche tempo fa io avevo anche registrato un video haul nel quale vi raccontavo un po' i miei ultimi acquisti Kiko, però per un motivo o per un altro non sono mai riuscita a caricarlo, per cui vi faccio direttamente la recensione del prodotto, e cioè la Skin Glow di Kiko, praticamente Light Effect Day Cream, è una crema a giorno con effetto illuminante. Allora, quando io ho acquistato questa crema, l'ho acquistata non perché io volessi utilizzarla tutti i giorni come crema viso, perché utilizzo altre creme con le quali mi trovo benissimo, mi fido di alcune aziende, insomma, per cui tendo sempre a non utilizzare creme viso di altre aziende, che poi, tra l'altro, non mi fanno neanche tanto impazzire per alcune caratteristiche. Ma comunque, per quanto riguarda la cura della pelle, diciamo che generalmente non mi affido ai prodotti della Kiko perché hanno delle formulazioni che non vanno proprio benissimo con la mia pelle. Avevo acquistato questo prodotto perché avevo acquistato tempo fa dei fondotinta, diciamo, dei prodotti che mi risultavano un poco scuri rispetto a quello che è il mio incarnato, per cui volevo dare un effetto un po' luminoso a questi prodotti che non mi erano piaciuti tantissimo e che comunque volevo sfruttare, quindi li volevo utilizzare. E avevo pensato di miscelarli con questa crema per ottenere due risultati. Primo, renderlo un po' più chiaro, perché diluendolo con una crema viso comunque il prodotto tende a diventare un po' più chiaro. E poi perché comunque questa crema mi avrebbe aiutato a dare un effetto un po' più luminoso. Allora, vi dico già subito un attimo le caratteristiche del prodotto. Sono 40 ml in questo tubetto con la pompetta, perché la trovo molto, molto comoda. Costa mediamente intorno ai 12 euro e all'interno dice crema giorno idratante effetto luce, vabbè, effetto luce sublime, viso radioso all'istante con protezione 10. Allora, anche qui in realtà lo scatolo aveva l'inci, per cui adesso in questo momento non riesco a dirveli perché ho buttato lo scatolo, e dall'apertura dura 12 mesi. Allora, vi faccio vedere la consistenza, anche un po' l'effetto. Vedete che io faccio vedere la mano prima e adesso ve lo faccio vedere con la crema. Faccio una pompetta. Questa praticamente è la consistenza della crema. Vedete che è proprio fluida. E adesso ve la passo in modo che voi vedete l'effetto che può avere. Non la metto sul viso perché comunque ho già un po' di trucco, per cui non vorrei. Allora, vediamo se si vede un po' l'effetto luminoso. Considerate che c'è la luce che comunque riflette, però tutto sommato vi devo dire che l'effetto luce lo dà abbastanza. Certo, non vi dura tutto il giorno questo effetto luminoso perché comunque è una crema che poi si assorbe, per cui le particelle luminose contenute all'interno tendono comunque a svanire. Però comunque, se vi svegliate al mattino, avete una pelle stanca, adesso vi dico al di là di come l'ho utilizzata io, ma comunque se vi svegliate al mattino, avete una pelle stanca, volete dare un tocco di luce, non avete grosse imperfezioni, per cui non avete bisogno di mettere BB cream o fondotinta, questa crema potrebbe fare al caso vostro, perché comunque dà effettivamente questo effetto luce, effetto luminoso, molto glow, molto carino. Devo dire che si asciuga anche abbastanza in fretta. Sulla mia pelle, che è una pelle misto grassa, io ho provato anche ad utilizzarla comunque qualche volta per vedere l'effetto che faceva. Certo, non sostituendola tutti i giorni alle mie creme, ma comunque ho provato a utilizzarla e a testarla così. Allora, si asciuga molto in fretta, come vi dicevo. L'odore è molto gradevole. Tra l'altro, tutti i prodotti della Kiko hanno comunque questo odore piacevole. Vi dico che già sulla mano a me lascia un poco, poco, poco unto. Per cui, se avete una pelle del viso tendenzialmente grassa o misto grassa, potrebbe crearvi un po' di, non luminosità, ma un po' di lucidità lì dove avete già un po' delle zone problematiche. A me personalmente lucidava un po' la zona T. Ho
trovato che comunque loro dicono che poteva andare bene anche come base trucco ed è comunque uno degli utilizzi che ho fatto insomma del prodotto, proprio perché l'ho utilizzata altri prodotti cosmetici di make-up. Non mi fa impazzire come base trucco perché comunque mi tende a lasciare un po' la pelle unticcia, per cui comunque quando vado a stendere i prodotti la resa non è proprio perfetta. Utilizzandola come ho fatto io, quindi unendola ai fondotinta o alle BB cream, non mi ha fatto impazzire perché comunque non ha cambiato molto il colore, vabbè, ma questa è una cosa un po' di tutte le creme idratanti. Ma mi ha appesantito il prodotto, ha fatto sì che questo prodotto non durasse così come dura come quando non utilizzo questa e appunto mi è risultato pesante sul viso, per cui per questo utilizzo insomma per il quale io l'avevo acquistata lo sconsiglio. Quindi se volete utilizzarla, io non mi nascondo che a volte se voglio avere un effetto un pochino più carino e ho sotto mano questa, quindi non vado a prendere tutti gli altri prodotti, tanti altri prodotti che ho, la posso utilizzare anche tipo per esempio adesso che ci sono le belle giornate, la posso utilizzare un po' qui sul collo dei decolleté in modo da dare un po' questo effetto un po' luminoso. Diciamo che tutto sommato se non si hanno grossi problemi di pelle, se vi trovate bene con i prodotti della Kiko, se avete, non avete grosse imperfezioni, per cui vi ripeto, non avete bisogno di mettere sopra particolari prodotti, la consiglio. Se però la volete utilizzare come base trucco oppure avete già delle imperfezioni vostre, non ve la consiglio perché tende ad essere un po' pesante. La cosa positiva è che comunque questo 10 di protezione solare, anche se un po' pochina, ma comunque c'è e non fa mai male la protezione solare. Per cui niente, ragazzi, diciamo che gli do un voto medio, nel senso che la consiglio e non la consiglio, dipende un po' dalla tipologia di pelle. Io se dovessi riacquistarla non l'acquisterei di nuovo. Infatti è quasi praticamente integra, cioè non, veramente l'ho utilizzata pochissimo perché comunque non ho avuto modo di sfruttarla appieno, nonostante io avessi voglia di provarla in diversi modi, ma nessuno di questi modi è andato bene per il mio tipo di pelle. Comunque, insomma, un prodottino carino, magari lo trovo un po' eccessivo ai 12 euro, però per una crema viso, per chi la utilizza come crema viso, non sono neanche tanto male. Niente ragazzi, spero come al solito di aver fatto una recensione utile per voi. Se avete qualche domanda anche sul prodotto o avete richieste da farmi, lasciatemi un commento oppure mi contattate in privato. Se avete trovato il video utile, mettete il pollicino in su, ormai lo dico sempre. E se vi piace il mio canale, iscrivetevi. Niente ragazzi, vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacio grande. Ciao!